Buonasera dal TG6, apriamo con l'ampia pagina dedicata al maltempo. Quelle che erano state annunciate come precipitazioni nevose sono giunte sulla nostra regione. Allora iniziamo con quella che è stata la nota diffusa dal sottosegretario alla presidenza regionale con la delega alla protezione civile Mario Mazzocca. Parla di quella che è la situazione sulle zone interne: sono in atto precipitazioni nevose intermittenti con quota neve intorno ai 400-500 metri sul livello del mare, sui versanti orientali. Lungo la costa si sono registrate piogge a carattere di breve rovescio, nevicate sul litorale a partire dal pomeriggio, con fenomeni che potranno essere localmente intensi nel tardo pomeriggio. Verso sera si prevede un'attenuazione dei fenomeni sui settori occidentali, dove le nevicate potranno assumere carattere residuo, mentre saranno persistenti, seppur deboli, sui settori adriatici. I venti sono molto forti di grecale, con raffiche di burrasca, tendenti alla burrasca forte nel tardo pomeriggio, e le temperature tendenti allo zero sulla costa verso sera, con rischio di gelate quasi ovunque. Nel frattempo arriva anche la notizia del codice rosso sull'autostrada A14 in Abruzzo per un'intensa nevicata che ha portato a disporre lo stop ai mezzi pesanti nel tratto compreso tra i caselli di Atri Pineto e Pescara Sud Francavilla in entrambe le direzioni. Il provvedimento si è reso necessario per evitare criticità e per agevolare le operazioni dei mezzi antineve. Ai caselli è consentito l'ingresso ai soli veicoli dotati di gomme termiche o con catene già montate al lavoro per affrontare l'emergenza maltempo, la polizia autostradale e il personale di autostrade. A coordinare gli interventi il centro operativo autostradale, il CoA di Città Sant'Angelo. Nevica anche su alcuni tratti delle autostrade A24 e A25, ma al momento non si registrano particolari criticità. E continuiamo la pagina del maltempo anche per quanto riguarda le amministrazioni comunali. C'è un appello alla cittadinanza da parte del comune di Città Sant'Angelo, che dice: la protezione civile regionale ha ribadito la severità dei fenomeni di neve con accumuli rilevanti anche in pianura e temperature molto basse, vento forte, estesi per duramenti i fenomeni di gelo. E poi l'invito è a non mettersi in viaggio se non strettamente necessario e solo con utilizzo di dotazioni termiche o catene a bordo, evitare la sosta delle auto sulle strade pubbliche. Non parcheggiare le auto sotto in prossimità di alberi per il pericolo caduta dei rami. E considerando che domani 6 gennaio sarà giorno festivo con scuole di ogni ordine e grado chiuse, si ribadisce l'invito a restare in casa e non utilizzare i veicoli se non adeguatamente attrezzati. E poi arriva da Lanciano la notizia dell'ordinanza firmata dal sindaco Mario Pupillo in qualità di capo della protezione civile del comune di Lanciano. Per le prossime 24-36 ore si prevedono venti di burrasca con venti e raffiche forti e nevicate in Abruzzo. Il piano antineve era stato già attivato da ieri con l'acquisto di 600 quintali di sale, messa a disposizione di 33 mezzi, di cui 3 di proprietà comunale, di cui 25 subito impegnati e 8 in scorta a supporto per le attività di sgombero. Per gli interventi la città è stata suddivisa in 20 zone. Poi arriva anche la comunicazione dal comune di Fossacesi, il servizio telefonico SOS Neve. Il sindaco Enrico Di Giuseppe Antonio e il vice sindaco raccomandano di utilizzare l'automobile solo in caso di estrema necessità e solo se munite di dotazioni invernali. È stato attivato il servizio SOS Neve in collaborazione con il gruppo di volontari della Protezione Civile, il Consorzio Cooperative Sociali, il gruppo parrocchiale Caritas. Gli anziani, soli e le persone diversamente abili potranno contattare lo 0872608740. Questo è il numero per le emergenze e le segnalazioni. E poi ancora arrivano le comunicazioni da parte dei comuni, anche di Francavilla. Mettono a disposizione un numero per le emergenze, il 32917 12325. Il sindaco Antonio Luciani ribadisce anche la pagina Facebook per le segnalazioni: sotto controllo la situazione, non ci sono particolari disagi, i mezzi spargisale saranno attivati più tardi per evitare che la pioggia in qualche modo possa rendere inutile il loro utilizzo. E poi il comune di Teramo ha già aperto il COC, il centro operativo comunale. Il numero è lo 08
3861, il 324, 317. Teramo in questo momento, e come abbiamo fatto vedere nelle immagini girate, si trova in una situazione dove le precipitazioni nevose sono state le più abbondanti. Chieti non registra di particolari disagi, mezzi spargisale sono già in azione e permettono di poter muoversi sulle strade con sicurezza. Il centro operativo comunale verrà aperto domani mattina presso il 118. E poi dalle 20 di questa sera sarà attivo anche il COC di Pescara presso la sala operativa della Polizia Municipale. L'amministrazione, in contatto con la squadra operativa, predisposto il piano neve. Sono a disposizione i seguenti numeri: l'800 822 690, lo 085 37 37 202 e il 335 153 04 87 sono i numeri dedicati alle segnalazioni, alle emergenze, per chiedere supporto per quanto riguarda anche le amministrazioni comunali. Rientriamo e parliamo anche di quelle che sono le iniziative messe in atto dai comuni. Ieri abbiamo fatto vedere i piani neve per il comune di Pescara, per la provincia di Pescara, per le altre province. Ora vediamo anche quelle che sono state le iniziative del comune di Lanciano. Vediamo. 600 quintali di sale giunti da Margherita di Savoia 24 ore prima dell'allerta neve, così come diramata dalla Protezione Civile Abruzzo per la notte della Befana. Il settore lavori pubblici del comune di Lanciano, coordinato dall'ingegner Fausto Boccabella e presieduto dall'assessore Pino Valente, ha attivato le procedure del piano neve per fronteggiare il ghiaccio e i possibili disagi alla viabilità. Le previsioni segnalano temperature in calo fino allo zero per tutta la giornata di venerdì 6 gennaio. Le nevicate saranno accompagnate anche da venti forti di bora. Sono 33 i mezzi a disposizione per l'attesa emergenza, 3 quelli di proprietà comunale, gli altri di ditte private, che interverranno nella città suddivisa in 20 zone per le attività di sgombero della neve dalle strade e di spargisale. 18 ditte allertate, 25 mezzi, 600 quintali di sale per coprire una rete stradale altrettanto importante. Il comune di Lanciano ha oltre 300 km di strada da dover manutenere, per cui noi siamo pronti con l'auspicio che i disagi saranno limitati, visto che comunque quando c'è maltempo, con il freddo polare che arriverà, e quindi si prevedono anche delle ghiacciature, qualche disagio inevitabilmente si crea. Noi l'obiettivo è quello di garantire la percorrenza delle strade principali, dei siti strategici come il comune, come l'ospedale, come le caserme delle forze dell'ordine. Insomma, c'è un piano neve ben prestabilito con delle operazioni che sono previste nelle modalità che poi andranno ad esplicarsi in base alla nevicata. Quindi più intensa sarà la nevicata, più importante sarà l'impegno dei mezzi a disposizione. Come in passato, in piazza Plebiscito un cumulo di sale sarà a disposizione dei lancianesi. Per lo sgombero della neve dai marciapiedi e aree pedonali, il settore lavori pubblici ha chiesto anche l'aiuto di Ecolan, fino a un massimo di 20 unità. Sì, la fortuna è che questa ondata di maltempo comunque arriverà quando le scuole sono chiuse, le strade a percorrenza più importante saranno sicuramente interessate dal passaggio dei nostri mezzi, quindi in collaborazione con i mezzi della provincia, perché ad esempio per andare in Val di Sangro una parte è di competenza della provincia, quindi un'azione congiunta per creare meno disagi possibili. Ora gli aggiornamenti per quanto riguarda il trasporto pubblico. La società unica di trasporti Tua, guardate qua, fa sapere: neve Chieti, attualmente sospesi servizi per Torricella, Pizzoferrato, Monteneredomo. E poi andiamo avanti per quanto riguarda le linee su Teramo: è stata sospesa quella su Isola del Gran Sasso, ferma ad un tornante per neve, è stato chiesto l'intervento, l'emergenza dei vigili del fuoco. Questi sono gli aggiornamenti in tempo reale. Allora abbiamo fatto il quadro di quello che è stata finora la situazione del meteo e soprattutto l'emergenza neve. Vediamo anche quali sono le previsioni per le prossime ore e chiediamo proprio cosa succederà. Luca Mennella.
L'andamento per i prossimi giorni, in particolar modo a partire dalla serata, vede un ulteriore peggioramento delle condizioni meteorologiche con le temperature che si abbasseranno ulteriormente su tutta la nostra regione. Questo peggioramento è generato da questa massa d'aria fredda proveniente dal nord Europa, in particolar modo dai Balcani, che sta affluendo in queste ore sulla nostra regione. Dall'osservazione delle immagini satellitari riguardanti il pomeriggio odierno possiamo notare il fronte freddo che in questa mattinata ha interessato la nostra regione e queste precipitazioni meno organizzate dovute allo scorrimento d'aria fredda sul mare Adriatico che interesseranno la nostra regione almeno fino alla giornata di domani. Torniamo a parlare di quella che è stato il caso della meningite, la psicosi è stata chiamata così, è una forma rara ma non contagiosa di meningite, quella che ha colpito una donna marsicana di 51 anni ricoverata da ieri nel reparto malattie infettive dell'ospedale di Avezzano. Il tipo di meningite è la listeria monocytogenes, ci spiega tutto Germana Dorazio. In prognosi riservata, la paziente, ricoverata ieri nell'ospedale di Avezzano, affetta da una forma rara ma non contagiosa di meningite. Secondo i medici non c'è rischio di trasmissione della malattia. Proprio ieri, a scopo cautelativo in attesa di conoscere la forma patologica tramite gli esami di laboratorio, le persone venute a contatto con la donna sono state comunque sottoposte a profilassi. Ieri, attorno alle 13, all'arrivo in ospedale, la paziente è stata immediatamente assistita secondo i protocolli dell'equipe di malattie infettive diretta dal dottor Maurizio Paoloni e poi ricoverata nel reparto dove si trova attualmente. La malattia della paziente è trattata con antibiotici. Ora parliamo invece del caso che era stato dichiarato a Sulmona dell'84enne che era stato ricoverato. Continua a registrare un modesto ma costante progresso. Il paziente colpito da una forma non contagiosa di meningite ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Sulmona dal 28 dicembre scorso. Lo fa sapere la ASL Avezzano Sulmona L'Aquila. L'uomo, le cui condizioni sono sempre gravi a causa dell'infezione, non è più intubato, respira in modo autonomo ed è cosciente. La prognosi tuttavia resta riservata, i medici si mantengono assai cauti sull'evoluzione delle condizioni di salute. Nel reparto di anestesia e rianimazione l'uomo continua a essere assistito con procedure e terapie necessarie. Torniamo a parlare anche dei vaccini, ne avevamo parlato, eravamo andati proprio a parlare con il reparto prevenzione dell'ASL di Pescara proprio per l'affluenza di cittadini che chiedevano la possibilità di fare il vaccino. Sono arrivati i vaccini come era stato richiesto nei giorni scorsi, è arrivata anche una lettera del consigliere che per primo aveva denunciato le lunghe file all'interno dell'ASL di Pescara, Massimiliano Pignoli, e lo ha incontrato Paolo Renzetti. Consigliere Pignoli, sono arrivati i vaccini all'ASL di Pescara nelle ultime ore. Lei qualche giorno fa aveva parlato di questa problematica delle lunghe file, delle code all'ospedale di Pescara. Qual è oggi la situazione? La situazione non è cambiata per nulla, devo essere sincero. Ho verificato anche questa mattina presso l'ASL, le code sono ancora lunghe e interminabili, segno di una preoccupazione importante da parte della cittadinanza pescarese e più in generale quella italiana, anche se preoccupazione non esiste. Ho scritto nei giorni scorsi al presidente e al manager dell'ASL di Pescara, il dottor Mancini, e al sindaco di Pescara in qualità di ovviamente presidente dei sindaci distretti dell'ASL di Pescara che controlla l'operato dell'ASL, per suggerire tre soluzioni fondamentali. La prima, di spostare quell'ufficio ovviamente temporaneamente in locali adibiti in maniera più consona, in modo che le persone anche sotto questo freddo non stiano ad aspettare il proprio turno di prenotazione praticamente per le scale. La seconda, di intensificare tramite un aumento di personale la somministrazione del vaccino, perché lei pensi che se uno va a prenotare oggi presso l'ASL di Pescara il vaccino, l'appuntamento è per i primi di maggio, cosa assolutamente impensabile ed assurda. E la terza e l'ultima questione, ho proposto, ma non so se si può fare dal punto di vista legale, che questi vaccini vengano distribuiti presso i medici di base, sia essi pediatrici e non, per chi ovviamente è maggiorenne e li volesse comunque fare nel proprio medico di base, che dopo aver pagato il regolare ticket presso l'ASL di Pescara e quindi farlo vedere al medico, può eventualmente somministrare
l'antidoto presso i medici autorizzati e competenti, cioè quelli pediatrici, quelli di base. Spero che vengano recepite queste situazioni, perché ricevo quotidianamente telefonate, come ha potuto vedere lei prima mentre stavamo parlando, di persone che si lamentano di questa disfunzione e che ovviamente non vedono l'ora che si arrivi a una soluzione che sia la più democratica possibile. Ora invece la cronaca: fallisce il colpo alla gioielleria, in manette finiscono tre romani sorpresi dai carabinieri del Norm di Pescara. Ascoltiamo. Fallito assalto della banda del buco alla gioielleria Stroili Oro di via Nicola Fabrizi a Pescara, grazie al pronto intervento dei carabinieri che nella notte fra il 3 e il 4 gennaio scorso, nel quadro di servizi predisposti per il controllo del territorio, hanno sventato un furto di almeno 30.000 euro in manette tre persone originarie di Roma. Tutto nasce da un controllo in particolare del personale in abiti civili, che è predisposto al controllo e alla repressione di reati contro il patrimonio soprattutto. E la dinamica, come vi ho spiegato, è molto semplice. Viene notato quest'uomo vestito di nero con lo zuccotto che con fare sospetto batte il marciapiede antistante la gioielleria, e i militari si allertano, chiaramente capiscono subito che c'è qualcosa che non va e che l'uomo sta fungendo da palo per qualche furto, e decidono prima di osservarlo e poi chiamare i rinforzi ed intervenire. Quindi viene bloccato il palo e si fa irruzione nel bar dove gli altri due malviventi stavano praticando un buco per rubare i gioielli all'interno dell'esercizio commerciale attiguo. La tecnica richiama effettivamente ben note vicende cinematografiche, no? La famosa banda del buco. Loro in particolare sono stati ancora più accorti, perché non sono entrati materialmente all'interno dell'esercizio, ma hanno semplicemente infilato una mano proprio al fine di non far scattare l'allarme. Quindi hanno presumibilmente fatto dei sopralluoghi in precedenza per individuare il punto esatto dei gioielli che avevano maggior valore, parliamo di 30.000 euro di gioielli circa, e hanno infilato giusto la mano per sottrarre questi preziosi, e sono stati presi proprio nel momento in cui avevano in mano tutti i gioielli. Riserve e perplessità da parte dei sindacati sul bilancio appena approvato dalla Regione Abruzzo, e a parlarne proprio il segretario della UIL Abruzzo, Roberto Campo. L'ascoltiamo. Roberto Campo, è stato approvato il bilancio della Regione Abruzzo, però i sindacati esprimono proprio in queste ore delle perplessità. Perché? Soprattutto delle preoccupazioni. Abbiamo deciso di chiedere unitariamente un incontro all'assessore al bilancio, perché i rilievi della Corte dei Conti sono talmente aggressivi nei confronti dell'Abruzzo che ci preoccupa il fatto che i sacrifici che si stanno facendo da anni con un bilancio che non mette poste di sviluppo da anni non vengano poi vanificati per poi un insormontabile dato del debito da ammortizzare in un tempo troppo breve. Quindi vorremmo che fossero messe le carte in tavola tutte da parte della Regione, e se è il caso anche che si facesse un confronto pubblico aperto con il livello nazionale su questo. Al di là dei rilievi della Corte dei Conti, poi secondo voi cos'è che non va in questo bilancio? Ma non è questione di cosa non va, è che comunque non è finito ancora l'accertamento dei residui, per cui non c'è un dato oggettivo dell'ammontare del debito, non è ancora chiarito come verrà poi rateizzato questo debito, per cui si è fatta una scelta da parte della Regione comunque di venire incontro alla richiesta della Corte dei Conti di quantificare un dato di debito con un dato provvisorio. Ecco, noi vorremmo essere sicuri che il dato provvisorio non venga travolto poi da rilievi critici, che sia sostenibile la prima rata dei 51 milioni e che sia poi effettivamente compatibile questa operazione con quel minimo di versamenti che il bilancio fa ancora per il sociale, quello che fa per i trasporti, considerando che vanno riorganizzati i servizi rapidamente, e un inizio di riduzione delle tasse aggiuntive che pagavamo per il deficit sanitario. Sanità in via di risanamento, vorremmo che si cominciasse quel percorso. Performance della sanità abruzzese ancora insufficiente, quanto emerge dalla classifica delle regioni stilata dalla Società Demoscopica. Sono 15.000 le famiglie abruzzesi che si sono impoverite per curarsi, in uno scenario italiano dove la metà dei cittadini rinuncia alle cure per ragioni economiche.
In compenso l'Abruzzo spende più delle altre regioni per contenziosi legali e per pagare la governance del suo sistema sanitario. Sono questi i dati più eclatanti tra i peggiori d'Italia nella classifica stilata dall'Istituto Demoscopica, che mette a confronto i sistemi sanitari delle 21 regioni in base all'indice di performance sanitaria, il cosiddetto IPS. L'Abruzzo, che vanta di essere la prima regione uscita dal commissariamento della sanità, avendo rimesso a posto i suoi disastrosi conti, alla luce dei numeri di Demoscopica risulta però essere solo al 15° posto su 21 regioni nel gruppo definito delle regioni malate. A peggiorare il quadro sono le 3 posizioni perse rispetto al 2014, quando si trovava al 12° posto di questa brutta classifica. Analizzando gli indicatori di Demoscopica, desta preoccupazione anche il dato relativo alle cosiddette famiglie impoverite. Si tratta di nuclei familiari residenti in Abruzzo che sono scesi al di sotto della soglia di povertà a causa delle spese per i farmaci, di quelle per le case di cura, per le visite specialistiche e delle cure odontoiatriche. Tutte spese che superano del 40% la cosiddetta capacity to pay, cioè la disponibilità economica di ogni famiglia al netto delle spese di sussistenza. Particolarmente alte in Abruzzo sono poi le spese legali per le liti, da contenzioso a sentenze sfavorevoli, sostenute dal comparto sanitario. In Italia ammontano a 191 milioni di euro, con una media di 3 euro pro capite. In Abruzzo la spesa pro capite è di 5,7 euro. L'Abruzzo è la seconda in classifica, invece, tra le regioni che spendono di più per i costi della politica, ovvero per mantenere il management delle aziende ospedaliere, delle aziende sanitarie e delle strutture sanitarie. La spesa ammonta a 13 milioni di euro, pari a 9,8 euro di spesa pro capite. A fare peggio in questo caso solo il Trentino Alto Adige, con 10,1 euro di spesa pro capite. Protesta dell'Ordine degli Ingegneri di Teramo questa mattina davanti al Genio Civile per denunciare ritardi e inefficienza dell'ufficio teramano. Tantissime le pratiche post-sisma che attendono di essere esaminate e questo sta creando un disagio dilagante tra la popolazione, ci spiega tutto Tania Bonici Castelli. Il Genio Civile di Teramo non funziona e questo crea problemi, disagi e soprattutto ritardi per le tante pratiche post-sisma. Lo sostiene ad alta voce l'Ordine degli Ingegneri di Teramo, che ha deciso di protestare davanti alla sede degli uffici teramani e lanciare un messaggio al Presidente D'Alfonso. Una regione facile dovrebbe avere un Genio Civile facile, invece qui a Teramo sono dei grandi problemi, secondo voi? Sì, quelli che sono gli slogan poi vanno messi, quella dichiarazione va messa in pratica. Rendere semplice e facile con degli slogan non produce effetti se poi non interviene nel cuore del problema. Siamo qui di fronte al Genio Civile appunto per manifestare questa situazione di disagio che i colleghi stanno denunciando da tempo per problemi inerenti al Genio Civile, problemi pregressi molto probabilmente, problemi attuali sicuramente, bisogna porre rimedio. Abbiamo fatto diverse comunicazioni, l'ennesima che facciamo anche al Presidente della Regione affinché si impegni a risolvere questo problema. Ecco, che problemi ci sono? Faccio qualche esempio, ci sono tempi di verifica delle attività svolte che sono in ritardo di qualche anno, aziende che stanno aspettando sopralluoghi, oppure rilasci di depositi che vanno oltre i tempi limiti della norma, ci può anche stare, ma dove la richiesta deve essere sopportata nell'arco di 20 giorni, attendere qualche mese comincia a procurare qualche disagio, oppure altre attività che magari necessitano di tempi più immediati e si prolungano alle calende greche, questo non va più bene. Cosa chiedete al governatore D'Alfonso? Di metterci rimedio. L'Ordine degli Ingegneri di Teramo resta in attesa di una sollecita risposta da parte della Regione Abruzzo e spera che tra i primi provvedimenti per rendere più efficiente il Genio Civile ci sia la strutturazione di una task force per alleviare i tempi di attesa. Sono 7 comuni teramani che hanno aderito al progetto Paride, che prevede la riqualificazione dell'illuminazione pubblica con un risparmio del 65%. L'iniziativa sarà gestita dalla società Era Luce insieme alla provincia di Teramo. Vediamo.
al via in 7 comuni della provincia di Teramo il progetto Paride per la gestione dell'illuminazione pubblica. Sarà la società del gruppo ERA a gestire con la provincia di Teramo i progetti di riqualificazione nei comuni di Bellante, Civitella del Tronto, Colonnella, Controguerra, Giulianova, Martinsicuro e Tortoreto. Si tratta complessivamente di oltre 19.400 punti luce, con un risparmio energetico medio di oltre il 65% rispetto allo stato di partenza degli impianti. Ma come si fa a risparmiare sulla luce pubblica, sull'illuminazione? Si risparmia utilizzando delle tecnologie che nell'ottica del ciclo di vita, quindi non guardando i 5 mesi ma guardando un periodo che è almeno 25 anni, vanno a abbattere tutti quelli costi che sono collegati all'illuminazione. In questo caso il mesi ma di sostenibilità ambientale, quindi permette un abbattimento di oltre il 65% quelli che erano gli impieghi energetici passati, rimanendo poi nella spesa storica più o meno che avevano primi comuni. Quindi oltre all'illuminazione però voi farete anche altro? Sì, giustamente, perché oltre all'illuminazione c'è la sicurezza, quindi interventi di adeguamento normativo tecnologico e servizi a valore aggiunto necessari poi per quello che sono le famose smart city che si stanno affacciando per le esigenze dei cittadini. Quindi questo progetto è innovativo perché avrà risparmio, adeguamento normativo tecnologico ed sistemi a valore aggiunto, servizi a valore aggiunto. Quindi comunque ci sarà però un investimento da parte dei comuni? In questo caso si usa finanza tramite terzi, nel senso l'investimento iniziale viene fatto dal privato, in questo caso era Luce, e il comune acquisisce con la gara il diritto di pagarlo in 24 anni. Quindi proprio perché ci sono limiti di patto di stabilità, in questo caso c'è un'alleanza, con un partenariato pubblico-privato con una società che anticipa i capitali, fa i lavori e poi il comune ripaga negli anni. Tra le opere previste dal progetto Paride anche servizi smart, come la videosorveglianza, access point, colonnine di ricarica per veicoli elettrici e totem multimediali. Una fiera dell'Epifania blindata, quella di L'Aquila, con le misure antiterrorismo, la presenza di unità cinofile, controlli sui visitatori, intanto sono 340 gli espositori. Vediamo. Una fiera dell'Epifania dell'Aquila blindata, la numero 69, dalla tarda serata di ieri è stato organizzato un servizio di vigilanza antiterrorismo per la tradizionale fiera della Befana del capoluogo. Le 340 bancarelle, dislocate in 13 zone del centro, sono state blindate con vere e proprie misure antiterrorismo, decise da un tavolo tecnico tra questore, forze di polizia, l'assessore al commercio del Comune dell'Aquila ed il presidente della FIVA Confcommercio. Particolare attenzione è stata posta nell'evitare l'accesso ai veicoli nell'area riservata agli espositori ed un maggior controllo sui numerosi visitatori che si aggirano tra le bancarelle della fiera. Sono stati collocati ostacoli fissi e varchi ritenuti strategici, presidiati da personale delle forze di polizia. Oltre a numerosi operatori in uniforme, presenti tra la folla anche agenti in abiti civili e della Digos. Tra le cosiddette banchette girano anche numerose unità cinofile e artificieri. I servizi sono naturalmente finalizzati, come ogni anno, a prevenire anche borseggi che, con il notevole afflusso di pubblico, sono sempre possibili, nonché l'abusivismo commerciale. È un bel afflusso un po' verso le 11, sta venendo, la fiera non manca mai di turisti e di gente e di commercianti che hanno novità, bella roba, la fiera che è acclarata da tutti. Aspettiamo un fatturato, un bel fatturato, non faccio stime, però un bel fatturato, perché i nostri concittadini vengono da tutta la regione a visitare la fiera dell'Epifania, pure se qualche altro comune ce la vuole imitare, ma non ha lo stesso successo che ci abbiamo noi, perché questa è la 69esima edizione. E non si può plagiare questa fiera, perché è la fiera del capoluogo di regione, che è nata 69 edizioni fa, e ciò non può mancare il successo. È la bella giornata. Apriamo la pagina dello sport. È stato presentato nel primo pomeriggio il neoacquisto del Pescara, Alberto Cerri, l'attaccante proveniente dalla SPAL, ha scelto la maglia numero 20 e racconta la trattativa che lo ha portato in Abruzzo, una regione che è ormai la sua seconda casa. Lo sentiamo. È successo tutto, diciamo, in fretta, perché era l'ultima partita che ho fatto con la SPAL, cioè a Bari il 29. È successo tutto questo col Pescara il 30, diciamo, il 30 pomeriggio. È arrivata una chiamata e
e io non ho esitato ad accettare, ho accettato subito perché nella Serie A uno, poi anche se magari in questo momento la squadra, noi siamo in difficoltà a livello di classifica, comunque penso che sia un'opportunità importante e sono venuto qua con l'intento comunque di far bene e di salvarci sicuramente. Io mi alleno sempre al 100% e cerco di dare tutto me stesso sia in partita che in allenamento. Poi le decisioni stanno agli allenatori e io le rispetto, però della concorrenza so che c'è, aiuta la concorrenza, anzi è stimolante, però non ho paura. Prima impressione è ottimo, un gruppo bellissimo, siamo concentrati, carichi per fare finire il girone di andata e fare un grande girone di ritorno. Io ho parlato con il direttore Leone che ho avuto a Lanciano, però poi penso che ci sia anche stato l'ok del mister Oddo e quindi insomma erano consapevoli di chi avrebbero preso, ecco. Diciamo una mia seconda casa, no? Infatti per questo sono molto contento. Sì, diciamo che può sembrare un segno del destino che debuttai contro appunto il Pescara, se non sbaglio sia io che Di Francesco, Federico, e un bel momento, adesso pensiamo a far bene, dai. Responsabilità sono belle, quando ti danno delle responsabilità a una persona penso che bisogna essere contenti, sicuramente è una grossa responsabilità, però non ci penso più di tanto, penso a far bene per la squadra, per il gruppo, per me stesso e basta, poi se questo va bene meglio. Il numero di maglia, ho scelto il numero 20, che fu la prima maglia con cui debuttai a Parma proprio contro il Pescara, era libera, quindi mi sono buttato sulla 20 e poi mi ispiro, no, cerco di guardare tutti i più grandi giocatori di Serie A, insomma internazionali anche, quindi non ho un modello proprio a cui mi ispiro, cerco di raccogliere il meglio di tutti i grandi campioni. Movimenti di mercato anche in Lega Pro per il Teramo sul fronte uscite. Quelle di oggi dovrebbe essere una giornata decisiva per i destini di Forte Jefferson e intanto a sorpresa pare che nella lista di giocatori destinati a lasciare il biancorosso ci sia anche il difensore Filippo Capitanio. Vediamo. Iniziano i movimenti di mercato in casa Teramo. Il primo della lista lunga dei partenti che il direttore tecnico Alec Bolla ha per le mani è Luca Forte. L'attaccante tornerà al Pescara nelle prossime ore. La società biancazzurra lo girerà di nuovo in Serie B. Ma la società del presidente Campitelli risparmierà sull'ingaggio del giocatore arrivato in estate ma mai davvero inserito né nella gestione Zauli né in quella di Nofri. Quella di oggi sarà una giornata decisiva anche per il futuro di Jefferson. Nel pomeriggio infatti ci sarà un incontro con il procuratore del brasiliano per capire se ci sono i margini per un addio già di fatto ufficializzato dal patrono biancorosso qualche giorno fa. In questo caso però la difficoltà sta nel trovare una sistemazione per la punta oppure incentivarlo a lasciare Teramo. A sorpresa nella lista dei partenti ci sarebbe anche Filippo Capitanio, il difensore voluto da Lamberto Zauli e che il tecnico avrebbe voluto confermare addirittura sacrificando Nebil Caidi, è sul mercato e questa sarebbe una rivoluzione copernicana rispetto ai giorni a ridosso di Capodanno. Dunque dalla mancata cessione di Caidi si passa a quella di Capitanio nel breve volgere di qualche ora e questa se vogliamo è una presa di posizione chiara e netta della società biancorossa. A centrocampo partirà quasi certamente Davide Peterman e ci sarebbe il Modena su di lui. Per quanto riguarda le entrate, davanti il sogno è sempre Nicolò Romero della Feralpisalò. È l'obiettivo numero uno del DT Bolla che lo ha individuato come il profilo ideale sia nel modulo con il trequartista sia nell'eventuale cambiamento verso il 4-3-3 con Petrella e Di Paolo Antonio. In secondo piano Stefano Pietri Biasi in uscita dal Pordenone e sul quale c'è anche il Piacenza e proprio nelle fila piacentine c'è Andrea Razzitti, altro attaccante che desta qualche interesse. Altre partenze saranno quella di Orlando, che praticamente non si è mai visto, Manganelli, che con il ritorno di Zauli ha perso posti nelle gerarchie difensive a favore di Altobelli, in bilico le posizioni di Sales e Steffè. Non arriverà invece Luca Berardocco, che dovrebbe accasarsi molto probabilmente a Padova.
E prima di salutarci, un aggiornamento su quella che è la situazione dell'emergenza neve. Arriva dal comune di Pescara l'ordinanza di chiusura per i cimiteri. A partire dal giorno 5 fino al 7 gennaio compreso, la chiusura di tutti i cimiteri presente sul territorio comunale, e in allegato anche quella relativa alla chiusura dei parchi, che ovviamente avverrà sempre a partire dal 5 da oggi. Per quanto riguarda la riserva naturale di Santa Filomena, la riserva naturale della regione regionale Pineta d'Annunziana e il parco ex caserma di Cocco, al fine di evitare e scongiurare eventi pericolosi dovuti alla caduta di alberi o rami connessi alle precipitazioni nevose. È tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento con l'informazione torna domani nell'edizione delle 14. Grazie per essere stati con noi.